La Nocerina pareggia per 2-2 contro il Nardò e spreca l'occasione di riavvicinarsi al Trastevere, bloccato da Agropoli con lo stesso risultato. Gara ricca di emozioni quella andata in scena al San Francesco questo pomeriggio, con i rossoneri due volte in vantaggio e due volte raggiunti dai pugliesi. Simonelli recupera Vitolo in difesa, cui cede il posto Cacace. L'impiego dell'under in retroguardia consente al tecnico rossonero di riproporre Alvino a centrocampo. In avanti Girardi vince il ballottaggio con De Iuris. Modulo 3-5-2 speculare per il Nardò. Prima dell'inizio, minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Gambardella, ex dirigente rossonero, e di Guido Belsito, tifoso rossonero, entrambi scomparsi in settimana. La Nocerina si affaccia in avanti al quinto in azione di rimessa, con Coppola che prova una sforbiciata in aria alzando la sfera sopra la traversa. I rossoneri passano al ventesimo, traversone dalla sinistra di Gargiulo, intervengono in spaccata Siclari e Girardi, con deviazione in rete di quest'ultimo. Il Nardò si fa vedere per la prima volta alla mezz'ora con un triangolo in area tra Bertacchi e De Pascalis, con quest'ultimo che si libera all'ingresso dell'area piccola saggiando i riflessi di un attento sommariva. A due dalla fine è ancora Gargiulo a liberarsi sulla sinistra, per un cross a centro area che trova la deviazione di testa di Girardi alta sopra la trasversale. Si va quindi a riposo con un vantaggio meritato per gli uomini di Simonelli e un Nardò praticamente incapace di imbastire una reazione degna di nota. Ad inizio ripresa, i rossoneri, come ormai consueto, abbassano i ritmi, bravo ad approfittarne il Nardò, che al 59esimo trova il pari su azione d'angolo. Parabola di Bertacchi, difesa rossonera immobile e rosato di testa può battere agevolmente il portiere rossonero da posizione centralissima. La Nocerina accusa il colpo per qualche minuto, ma poi riprende il controllo del gioco. Il nuovo vantaggio arriva praticamente alla prima occasione creata. È il 27esimo quando Aliperta scodella una punizione in area. Girardi di testa impegna Petrachi, che però nulla può sul successivo tap-in vincente di Albanese. Nemmeno il tempo di metabolizzare la rete del 2-1 che la difesa rossonera si rende protagonista di una nuova disattenzione, che regala il nuovo pari agli ospiti. Palmisano gode l'eccessiva libertà sulla destra per poter pescare in aria Patirno. Bravo a inserirsi tra i centrali rossoneri e battere ancora una volta sommariva. Simonelli prova a ravvivare i suoi inserendo in rapida successione Fella e De Iuris in luogo di Alvino e Girardi. Al 42esimo è ancora Albanese di testa, su punizione battuta da Aliperta, ad impegnare Petrachi che stavolta si rifugia in angolo, per quella che è in pratica l'ultima occasione del match. Al termine arrivano i fischi di delusione del pubblico che vede sfumare in maniera beffarda la possibilità di ravvicinare la vetta.